Piacere vedere vedervi così numerosi e penso che avete proprio voluto esserci perché i tre piani a piedi con questo caldo, ho visto gente che al secondo piano avrebbe voluto mollare il colpo, ma poi ce l'abbiamo fatta e quindi questo testimonia assolutamente l'importanza di questa iniziativa che oggi stiamo appunto a cui oggi stiamo dando inizio. Io, come vi immaginate, non mi addentrerò in una disamina scientifica della mostra, tantomeno avendo ai lati dei dotti come il direttore Pirai, la professoressa Benedetti, quindi mi limito soltanto a fare delle considerazioni per commentare con voi altri punti di vista e quindi quello che mi fa piacere dire è che oggi noi siamo molto orgogliosi di portare alla vostra attenzione il punto di atterraggio di quello che consideriamo un grande lavoro che naturalmente parte da lontano, parte dall'approccio del nostro gruppo, sempre a guardare il mondo anche fuori dall'Italia, a costruire network a livello internazionale, sia con lo scopo di esportare le nostre proposte culturali. Oggi ad esempio mi fa piacere anticipare che andremo ad inaugurare una mostra in Spagna sugli Etruschi, quindi un qualcosa di straordinariamente importante, la nostra Paola Capitelli. E grazie a questo networking internazionale credo anche per questo oggi siamo qui, perché poi il fatto di andare in giro a costruire e a consolidare questo tipo di relazioni ci dà anche la possibilità di accedere a delle importanti contribuzioni, importanti partnership come quella che oggi abbiamo qui il piacere di ospitare con il prestigioso Tate di Londra e quindi con tutto quello che vedremo, con la curatela della dottoressa Carlo Jacobi, che voglio assolutamente ringraziare. Colgo naturalmente anche l'occasione per ringraziare la professoressa Benedetti per il suo contributo scientifico, naturalmente il direttore Piraina e anche l'assessore che era qui con noi, perché credo che questo sia una relazione straordinariamente importante per il nostro gruppo, sia con il comune con cui, come sapete, portiamo avanti innanzitutto il progetto del MUDEC, ma anche questa bella relazione che abbiamo con Palazzo Reale. Oggi mi piace sottolineare che siamo qui con ben due mostre in contemporanea, perché abbiamo ancora qui con noi la mostra sul meraviglioso mondo della natura, quindi questo non vuole essere un velato riferimento ma un esplicito remind di una mostra che è parimenti straordinariamente importante, con dei capolavori come la canestra, come il ciclo di Orfeo, su cui già sapete tutto quello che si è mosso e che si sta muovendo. Capolavori che naturalmente avremo anche in questa straordinaria mostra dei Pre-Raffaelliti, quindi mi piace citare tra gli altri l'Ofelia e la Lady of Shalott, due capolavori assoluti, straordinari, imperdibili, che oggi con orgoglio abbiamo la possibilità di mostrare ai nostri visitatori. Vorrei ringraziare l'architetto Mari per tutto quello che ha fatto, così come il nostro staff, la dottoressa Bottinelli e la dottoressa Serafini. E concludo soltanto con qualche piccola nota a corredo di tutto quello che poi abbiamo sentito e sentiremo sulla mostra: il fatto che 24 Ore Cultura editerà un catalogo che è stato confezionato dal nostro staff, che è un prodotto assolutamente italiano, stampato in Italia. Ringrazio quindi Chiara Belli Femmine per il coordinamento editoriale. E poi mi piace sottolineare un'iniziativa, noi
come sempre quando diamo via una mostra cerchiamo sempre di portare anche elementi che siamo capaci di coinvolgere il pubblico più trasversale possibile, di raccontare la cultura e l'arte in tanti modi diversi, e in occasione di questa mostra abbiamo scelto di farlo in collaborazione con la compagnia Teatri 35, con cui da questa sera e anche per altri due appuntamenti faremo una rappresentazione. Questa sera sarà alle 21.30 di Tableau Vivant, quindi una cosa assolutamente originale, nuova, fresca, che è un altro modo per avvicinare il pubblico allo straordinario patrimonio culturale e artistico che noi tutti i giorni cerchiamo di promuovere. Quindi per questo vi ringrazio.